Questa è Radio Sanremo. Amici di Radio Sanremo, siamo in collegamento con Denaro direttamente da Malaga, perché oramai lui si è trasferito in terra spagnola. Pronto? Ciao! Pronto, c'è soltanto un piccolo errore, sono appena arrivato in Italia perché ho da fare delle cose, quindi dall'Italia, via Reggio, diciamo. Ok, quindi siamo anche onesti, dai, oggi sei in Italia. Tu però oramai sei, diciamo, operi in territorio spagnolo da un po' di tempo. Io più che opero, vivo in Spagna ormai da 5 anni e continuerò a vivere in Spagna perché si vive bene, sto molto bene e niente, quindi sono spagnolo d'adozione, diciamo. Bene, comunque ti ha fatto anche bene, credo, Malaga, perché è uscito, cioè finalmente tu sei ritornato alla grande con questo Always e parlaci un po' di questa canzone che noi già stiamo trasmettendo comunque qui a Radio Sanremo. Oh, grazie. Always è nato per caso durante il periodo della pandemia, e a parte che non avrei voluto più fare nuovi dischi perché non ero interessato, però ad un tratto mi hanno proposto un brano, Always, mi è piaciuto, quindi la mia compagna Desi, che tra l'altro è l'autrice del testo, mi ha convinto a farla, l'abbiamo fatta in smart working dalla Spagna, Italia e Svizzera, ed è nato Always. Ecco, però tu ti sei anche inventato, secondo me, una cosa nuova, cioè questo remix contest, perché è una cosa interessante, molto stimolante anche per tutti i DJ e per tutti coloro che operano con la musica disco. Beh, la cosa importante secondo me era non avendo una casa discografica, ma faccio tutto da solo in questo primo disco, quindi avevo bisogno di molti partner e ho pensato di operare così, nel senso che ho dato la possibilità a tutti di fare un remix del mio brano, quindi loro aiutano me veicolando il loro remix e io aiuto loro dando la possibilità di lavorare per Denaro. Quindi è stata un'operazione bella, divertente, intelligente, ho conosciuto e sto collaborando con un sacco di producer giovani, quindi sono pieno di stimoli. E tra l'altro ci sono anche dei produttori dal sapore ligure, da quello che ho capito. Sì, c'è stato un remix di Caterina, molto bello tra l'altro, che funziona bello con Alex, e poi la collaborazione di tanti altri, Danny Losito, Fleming Dalum, che è un remix molto famoso della Danimarca, Max Millan, che collabora con Christian Marchi, collabora Joe Mangione, Watten Jack, tutti i professionisti che si sono usati per aiutarmi a concretizzare un progetto. Ecco, ma in questo progetto c'è anche aria, c'è profumo di vinile, credo. Il vinile è già uscito assieme al CD, sono già esauriti. Sono stati un giorno su Amazon e sono andati via tutti il giorno dopo. Per cui abbiamo fatto il vinile e abbiamo fatto un CD dove ci sono tutti i protagonisti disegnati a fumetti. E il titolo è Always Gang, quindi con i fumetti di tutti i produttori, è un CD con 8 versioni, mentre il vinile ne ha 6. Quindi anche un progetto grafico in un certo senso, è stata una cosa... Sì, assolutamente. Una cosa molto interessante. E dimmi un po' come è stato per te ritornare dopo 15 anni, perché da Push Push abbiamo un 15 anni di Beh, Push Push non lo considero neanche perché non ho voluto fare niente, quindi diciamo una ventina d'anni. È stato entusiasmante e non mi aspettavo neanche tutto questo affetto da parte della gente, non mi aspettavo che fossi mancato così tanto musicalmente e tanto da farmi pensare di fare un album, l'album che poi tra l'altro mi è stata chiesta da una major molto grossa, quindi stiamo preparando l'album e prossimamente uscirà anche un featuring, io farò il featuring assieme a Danny Losito e Paolo Visnadi, che sono due grandi della musica internazionale. Beh, quindi questa è un'altra anticipazione sicuramente interessante. E io so che tu sei anche molto uno sportivo, cioè tu ti tieni molto in allenamento, non solo con il fisico ma anche con la musica a questo punto, vedo, perché Denaro non è assolutamente fermo, stai continuando a progettare e a regalarci delle cose nuove. Ti dico la verità, sono stato 20 anni senza fare niente e stavo bene.
ma se decido di ritornare in pista voglio ritornare col carro armato e non con la biciclettina, quindi mi sto impegnando a fare le cose bene, voglio essere competitivo con l'album, voglio competere con le grandi produzioni mondiali. Io in passato ho giocato in Serie A e quindi vorrei continuare a farlo se ritorno. Il passato un po' ritornerà, credo, perché so che tu hai in mente anche la realizzazione proprio di un docufilm che riguarda un po' gli anni Ottanta. Il docufilm, in realtà, io sono stato scelto per uno degli ospiti di questo docufilm, che ospiterà gente importante come Grace Jones, Boy George, eccetera, eccetera. Hanno chiamato anche me come miglior rappresentante degli anni Ottanta, cioè il meglio degli anni Ottanta internazionale. In più ho fatto da direttore artistico. E questo progetto andrà al Festival di Cannes e Venezia nel prossimo anno. Beh, quindi una cosa sicuramente grossa e interessante, anche perché bisogna dirlo, anche se il tuo nome è sempre stato legato un po' alla Italo Dance, però tu hai sempre avuto un suono... E questo mi fa abbastanza incazzare. Internazionale. Nel senso buono, eh. Allora, io odio la Italo Disco anche perché è fatta di suoni belgici che non mi riguardano. Denaro ha fatto musica internazionale. È infatti, tanto che ho venduto in tutto il mondo, quindi se ascolti i miei brani oggi sembrano tutto meno che Italo Disco. Infatti. Io non faccio Italo Disco e mai farò Italo Disco. Infatti il tuo suono è sempre stato... I miei brani sono made in Italy, questo è giusto, ma il resto no. E quindi anche riascoltare tutti questi remix di tutti questi DJ è stato molto emozionante anche per te, io credo. È stato emozionante, sì, anche perché prima di tutto io ero fuori dal giro. Quindi mi sono ritrovato tutti i produttori odierni che lavorano, che sono in classifica, pronti ad aiutarmi, con remix bellissimi, con versioni molto belle, attuali, tutte. Quindi sì, sono molto felice e mi piace che hanno riconosciuto in me una persona da rispettare, da stimare, tanto che gratuitamente tutti quanti si sono messi all'opera per aiutarmi a veicolare Always, che tra l'altro è un brano molto bello. Invece l'album, raccontami un attimo di questo album che c'è in cantiere, cioè conterrà comunque sempre canzoni da ballare o troveremo anche delle nuove sfumature? L'album sarà un Denaro 2022. Io sono nato con la discoteca, ho fatto ballare mezzo mondo con la mia musica e quindi sarà un Denaro 2002, sarà un album completamente dance, non avrà nessun'altra versione, nessun altro groove, e la mia intenzione è quella di fare ballare l'Europa, per cui l'ambizione, il progetto è ambizioso. Quindi per i 40 anni di carriera diciamo che è un bel regalo questo. È un bel regalo soprattutto perché si è mobilitata anche una major per convincermi a fare l'album. Questo significa che Always ha toccato e Denaro è ancora amato e quindi ci ritroviamo con un album però. Beh, dopo 20 milioni di dischi venduti, Denaro non può essere non amato. Questo lo dico da DJ, lo dico da speaker. Musicalmente ma... non posso non essere amato perché la mia musica ha fatto divertire un sacco di gente, quindi magari sono odiato personalmente, ma musicalmente devono amarmi. Non ci sono altre vie. Abbiamo tutti chi ci ama, chi ci odia, ma chi se ne frega, lo possiamo dire, ma chi se ne frega. No, ma se nessuno ti odiasse significa che la gente non ha nessun timore nei tuoi confronti, no? Quando uno è odiato è perché comunque è ancora lì pronto a fare il guizzo, no? E quindi ci stanno bene, gli odiatori sono importanti. Quindi Always, nuova canzone per questo 2021 per Denaro, è disponibile su tutte le piattaforme streaming e ovviamente per chi riesce ancora a trovarlo è disponibile il vinile. Il vinile e il CD saranno a disposizione, penso, ordinandoli adesso a fine agosto, perché li hanno finiti proprio in un giorno. Amazon Prime li ha esauriti.
perfetto, e questa è già un sintomo di nuovo successo. Adesso non so quanti c'è, se Amazon Prime ne ha ordinati 4 o ne ha ordinati 20.000, adesso mi informerò. È chiaro che se ne ha ordinati 2 li abbiamo esauriti in fretta, devo capire quante erano le copie. Ok, allora Stefano, noi ti ringraziamo per questa chiacchierata. E ovviamente questa è Always per Denaro, la nuova canzone, il nuovo brano che ci accompagnerà per tutta l'estate in attesa di questo album, che sicuramente... Ma prima dell'album ci sarà il featuring, per cui vi regalerò un featuring prima dell'album. Perfetto, quindi noi saremo qua ad aspettarti magari per un'altra chiacchierata. Grazie amico mio, è stato un piacere, un bacio a tutti i tuoi ascoltatori e buona estate a tutti. A te, grazie, Always. Grazie. Denaro. Questa è Radio Sanremo.